Ciao a tutti e bentornati in una nuova lezione di Basso in Pillole, io sono Luca Angelici, per maggiori informazioni su di me www.angeliciluca.com. Stasera, come potete vedere, ho un allestimento un po' particolare, vi spiegherò l'utilizzo del compressore. Mi era già stato richiesto un po' di tempo fa, mi scuso per il ritardo, ma appunto in questa sessione un po' serale, come potete vedere, l'illuminazione è un po' particolare, ho anche una telecamera fissata direttamente sul pedalino del compressore e infatti vi spiegherò come e vi farò vedere proprio come il compressore interviene dato un loop di basso, ovvero ho già preregistrato un piccolo loop di basso dove c'è un picco di volume legato a un colpo di slap e quindi in base a quel colpo di slap noi andiamo a vedere effettivamente come il compressore agisce all'interno appunto del controllo del segnale. Ci tengo a precisare una cosa, naturalmente questo non è un test audio del compressore, che nello specifico è un MXR Bass Compressor, non è un test quindi della qualità di compressione, ma è una spiegazione dei parametri che questo pedalino ha e quindi come vanno ad agire sul suono del basso. Quindi appunto il test, l'audio che voi sentirete è un audio ripreso da telecamera, a noi serve solo per capire come effettivamente funziona il compressore. Poi dopo i veri test li lasciamo ad altri video, sicuramente fatti con una ripresa audio sicuramente migliore. E passiamo quindi direttamente, passerò all'altra telecamera che appunto vi spiegherà, dal quale spiegherò come il compressore agisce. Ho già, come detto, registrato il loop di basso che è stato fatto tramite una Zoom B3. Eccoci, passiamo quindi alla spiegazione pratica del compressore e dei vari controlli del compressore. Come potete sentire, il loop è già praticamente partito e da questo punto noi finalmente possiamo, avere una visuale perfetta del compressore. Come sentite, appunto, il loop è partito e come potete vedere ogni tanto il compressore si attiva. Questo per quale motivo? Per i settaggi che ho fatto, ma passiamo a spiegare i settaggi. Passiamo poi dai controlli, spiegando i singoli controlli uno per uno. Partiamo da, naturalmente, questo è lo switch che attiva e disattiva il compressore. In questo caso non c'è compressione. Da questo momento c'è compressione. Come sentite, già il segnale è cambiato. Allora, partiamo dai primi due controlli principali, l'output e l'input. Sono abbastanza intuitivi, come potete capire. L'output rappresenta il segnale che io ho in uscita dopo la compressione, naturalmente. A ore 12 il mio output praticamente è identico al volume non compresso. Come potete vedere non ho né guadagno né taglio. In questo momento sto tagliando un po' per darmi anche la possibilità di parlare. L'input invece che cosa fa? L'input va a gestire appunto il segnale d'ingresso. Più alto l'input, naturalmente più io segnale mando all'interno del compressore, più la compressione diventa attiva. Come potete vedere, se aumento l'input, già dal nostro display capite che il compressore interviene in maniera molto più importante rispetto a un ingresso più basso. Se l'ingresso è molto basso, naturalmente il compressore non interviene e quindi bisogna regolare il compressore in modo tale che intervenga in base anche alle tecniche che utilizzate, o che sia il pizzicato, che sia il plettro, che sia lo slap, in base a la quantità appunto di compressione che noi vogliamo avere. Passiamo naturalmente al ratio, e il ratio è una cosa abbastanza complessa da spiegare, ma cercherò di spiegarlo nella maniera più semplice. Come potete vedere ci sono i numeri 4, 8, 12, 20. Praticamente questo è il rapporto che c'è di compressione fra il segnale in ingresso e il segnale in uscita. Per esempio, con un fattore 4:1 io se in ingresso ho 4 dB, la soglia in uscita, quindi il valore in uscita sarà di 1 dB, quindi ho avuto un abbattimento di 3 dB. Naturalmente se aumento il ratio, aumenta anche la soglia di abbattimento del segnale. Io cerco naturalmente di tenere un ratio massimo fra 4 e 8, non più importante così, altrimenti la compressione diventa, secondo me, troppo aggressiva e troppo importante. Passiamo invece a questi altri due controlli, il release e l'attack. Parliamo praticamente dal release. Il release è sostanzialmente
la velocità, diciamo così, con cui il segnale ritorna allo stato di non compressione. Che cosa vuol dire? Nel momento in cui il compressore interviene e quindi cattura il segnale, possiamo decidere se lo trattiene per tanto tempo o per poco. Quindi se lo trattiene compresso, se lo mantiene compresso per tanto tempo o per poco. Se il release è al minimo, naturalmente lui, come potete già vedere dall'indicazione, tende a trattenere molto il segnale compresso. Vedete che scende molto più lentamente. Se io invece aumento il release, lui rilascia più velocemente, praticamente il segnale lo fa tornare più rapidamente appunto allo stato di non compressione. Questo praticamente, secondo me, è uno dei fattori più importanti, perché è importante appunto che il compressore intervenga, ma intervenga anche in maniera abbastanza rapida per poi tornare allo stato non compresso, quindi vada semplicemente a eliminare dei picchi, altrimenti il suono rimane per molto tempo compresso e alla fine suoneremo sempre con un suono praticamente compresso. Altro fattore molto importante è l'attack praticamente rappresenta il tempo di reazione che ha il compressore, quindi con quanto tempo lui interviene praticamente per la correzione del segnale. Quindi con l'attack, come ho detto, noi andiamo a gestire praticamente quando la rapidità con cui il compressore interviene e va praticamente a comprimere il suono. Come potete vedere, guardate adesso, questo è lo stato non compresso. Ok, queste sono, diciamo, le condizioni normali con cui io tengo impostato il compressore, quindi va a intervenire, va ad agire praticamente nel momento in cui ho veramente dei picchi di volume. Normalmente interviene relativamente molto poco. Bene, come avete potuto vedere, praticamente vi ho spiegato il funzionamento del compressore, quindi con tutti i vari controlli, il tipo di funzionamento che fa e il come lo fa naturalmente. E dovremo fare, come accennavo prima, un approfondimento sul posizionamento del compressore all'interno della pedaliera. C'è chi preferisce tenere il compressore a inizio catena e c'è chi preferisce a tenerlo a fine catena. Per quale motivo? Se io tengo il compressore a inizio catena, lui andrà a regolarmi tutti i segnali che io gli do in ingresso, quindi magari i vari bassi che voi utilizzate, che potrebbero essere attivi, passivi, con varie configurazioni di pickup, eccetera eccetera, facendo sì che la risultante, quindi il suono che poi entra all'interno della catena di effetti o che va dall'amplificatore, è comunque sia già compresso e bilanciato. C'è chi invece questo spostamento, questo, diciamo, pedale di compressore lo mette a fine catena per far sì, per essere sicuro, che alla fine di tutta la sommatoria degli effetti, quindi magari dopo il compressore io potrei avere, che ne so, un octaver, un auto wah, un distorsore eccetera eccetera, comunque il suono in uscita sia già bilanciato. Naturalmente ci sono i pro e i contro per ogni tipo di scelta. Se decido di mettere il compressore inizio catena, mi dovrò assicurare che tutti gli effetti che poi ci sono dopo abbiano un'impostazione tale che all'amplificatore o al fonico non arrivino dei picchi di volume molto molto ampi, quindi non ci sia un dislivello di volume molto ampio. Però questo mi garantisce una sonorità degli effetti, a mio avviso, migliore, quindi più lineare, più naturale. C'è chi invece mette il compressore a fine catena, quindi comunque va a comprimere tutto quello che è il segnale che passa già attraverso appunto tutti i pedali, quindi comunque sia già il dislivello dei vari strumenti più tutti gli effetti che si sommano. Tenete comunque presente che, per quanto voi siate preparati e attrezzati, se avete un fonico di sala, lui sicuramente metterà un'ulteriore compressione nell'impianto, quindi io personalmente preferisco tenere il compressore a inizio catena in modo da dare un segnale bilanciato a tutta la catena degli effetti, in modo da farli lavorare tutti allo stesso modo. Quindi cambiano i bassi, ma l'approccio degli effetti sui vari bassi praticamente è sempre lo stesso. Detto questo, praticamente spero di avervi chiarito un po' l'idea sul funzionamento del compressore. Come ho già detto, non è un test del compressore, ma è una spiegazione dei vari parametri
su cui appunto il compressore si basa e su come lavora. Naturalmente vi ho fatto vedere anche le mie impostazioni, poi naturalmente ognuno le varia in base alla propria tecnica, al proprio stile, in base al proprio tocco, quindi ci sono diverse, per esempio il tocco è relativo all'input, più il tocco è alto, più il tocco è forte, più l'input sarà maggiore, quindi ci sono diverse variabili che appunto cambiano di persona in persona, quindi anche in base al genere, se utilizzate il plettro, eccetera, eccetera. Bene, spero di esservi stato utile, alla prossima lezione di basso in pelo, e se la lezione vi è piaciuta ricordatevi di lasciare un like. Niente, buona musica e alla prossima lezione. Ciao Luca!